Ascoltare e capire i bisogni e le necessità di un popolo fiero, orgoglioso, libero come il popolo toscano. Per tutti noi, per il futuro della nostra Toscana, è qui per vincere Susanna Ceccardi! Grazie, grazie, grazie Toscana, grazie Firenze per questa bellissima piazza emozionante. Le sfide non si vincono da soli, si vincono insieme. Ed è per questo che stasera qui sul palco voglio chiamare delle persone, dei colleghi con cui ho condiviso tanto negli anni passati, tante gioie, tanti progetti, tante idee sulle nostre amministrazioni. Voglio chiamare i sindaci del centrodestra della Toscana, voglio chiamare il sindaco di Pisa, Michele Conti, il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Coronna, il sindaco di Massa, Francesco Persiani, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e un saluto particolare ad Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo, che stasera è a fare la chiusura della campagna elettorale nella sua Arezzo, che va al voto domenica e lunedì e dovrebbe essere collegato con noi per un saluto. Ecco, questo è il cambiamento che è già in atto in Toscana. Mi hanno chiesto tante volte che cos'è cambiato in questi anni rispetto alle passate elezioni regionali. Sono loro, sono i sindaci che hanno governato bene i capoluoghi di provincia, tanti altri comuni importanti della Toscana, tanti di loro sono qui in piazza con noi e li saluto tutti. Ecco, da quando abbiamo vinto nei nostri comuni, non sono arrivate le cavallette, le sette piaghe d'Egitto, i barbari, gli unni, ma anzi ci siamo preoccupati dei problemi concreti dei cittadini e i cittadini, guarda un po', in molti casi sono anche soddisfatti, sono contenti di come questi sindaci si approccino al territorio, come questi sindaci affrontino i problemi. I problemi spesso dimenticati da un centro-sinistra in questa regione. I problemi sociali, nelle periferie, dove l'80% delle case popolari è stato costruito prima degli anni 80 e dove c'è un disagio sociale, là abbiamo preso i nostri voti. Abbiamo preso i nostri voti in quelle città dimenticate e molto spesso abbandonate, dove le infrastrutture non ci sono. Negli ultimi 10 anni in Regione Toscana non è stata costruita neanche un'infrastruttura per tutto il territorio regionale. E la fotografia, io credo, significativa di questo immobilismo è nel ponte di Albiano Magra. Il ponte che è crollato 5 mesi fa e che è ancora lì, sul greto del fiume, senza che nessuno abbia tolto neanche i detriti. L'altro giorno ho parlato con Giovanni Toti, anche lui va a elezioni nella sua Liguria, presidente uscente Giovanni Toti, che sostiene la nostra battaglia di cambiamento dalla sua Liguria. E là in Liguria abbiamo un modello diverso di ricostruzione di chi ha guardato avanti, il modello del ponte di Genova, che è stato ricostruito in 1 anno e mezzo, un ponte da 200 milioni di euro. E commissario straordinario per quella ricostruzione era proprio un sindaco, il sindaco di Genova di centrodestra, Marco Bucci, che in 1 anno ha abbattuto gli ostacoli burocratici, i paletti, e ha consegnato un ponte grande, una grande opera alla sua città. Qua giù, commissario per la ricostruzione, è stato nominato dal ministro De Micheli Enrico Rossi per il ponte di Albiano Magra, che si è occupato in questi anni di promuovere il suo progetto politico, l'articolo 1 MDP, poi ha fallito, poi è ritornato nel PD, si è occupato, ecco, di fare scontro ideologico contro quei, lui li chiama fascioleghisti, e sono i tanti cittadini invece per bene
che magari vengono anche da un passato di sinistra, vengono da un passato di una sinistra diversa da questa e che oggi invece hanno votato il centrodestra già alle elezioni politiche, alle elezioni europee, nei loro comuni e sono pronti a cambiare anche la regione Toscana. Perché quello che noi vogliamo portare è un diverso modello, improntato alla concretezza, improntato al fare. Quando un sindaco si sveglia la mattina, sa che come la gazzella che si sveglia nella savana deve correre più veloce del leone, il sindaco sa che deve correre contro la burocrazia, contro tantissimi problemi che affollano le scrivanie, i banchi della scrivania. È uguale per un governatore di regione. Un governatore di regione deve guardare la Toscana dall'alto, deve fare il direttore d'orchestra e deve far sì che tutti gli strumenti suonino in un'armonia. Ecco, il prossimo governatore di regione dovrà guardare la Toscana dall'alto, tutte le sue province e dare uguale importanza a tutti i cittadini toscani, perché non ci devono essere cittadini di serie A e di serie B, ma tutti sono importanti. In questi anni abbiamo spesso sentito parlare di una Toscana a due velocità. È una Toscana perché però non esiste più, perché purtroppo la Toscana è tutta un'unica lentezza. Ha smesso di crescere, ha smesso di crescere l'area fiorentina, ha smesso di crescere la costa, hanno smesso di crescere le nostre imprese, perché non hanno le infrastrutture. E molte di quelle infrastrutture sono già finanziate, ci sono già i finanziamenti per ricostruirla. Bisogna soltanto avviare i cantieri e mettere dei commissari straordinari, capaci e non riciclati dalla politica, capaci, la vera rivoluzione del merito. Come nella sanità. La riforma Renzi, Rossi, Saccardi ha accentrato nelle tre maxi ASL regionali l'organizzazione della sanità toscana, che è un'organizzazione fallimentare perché ha allontanato i cittadini dai medici, ha allontanato i pazienti dai presidi sanitari, hanno tagliato i presidi sanitari di periferia, di montagna, perché li considerano periferici. Ma per chi vi abita? Per chi abita all'ospedale di San Marcello Piteglio? Per chi abita all'ospedale di Pontremoli? Per chi abita all'Isola d'Elba? Quell'ospedale è centrale per loro e non è periferico, come invece hanno pensato le amministrazioni regionali. È per questo che noi dobbiamo assolutamente riportare le eccellenze in quei presidi sanitari. Dobbiamo efficientare, sì, la sanità, ma siccome negli ultimi anni hanno voluto accentrare in questi tre maxi ASL soltanto per coprire i buchi di bilancio che avevano fatto all'ASL di Massa, 440 milioni di euro spariti nel niente. Molte cose sono sparite nel niente. Abbiamo affrontato la fase Covid, anzi, gli operatori medico-sanitari hanno affrontato la fase Covid con grande professionalità e a loro va sempre il nostro sentito ringraziamento. Ma di certo, se ai cittadini e ai medici fossero serviti quei 200 ventilatori polmonari che Regione Toscana ha pagato 7 milioni e mezzo di euro e che non sono mai arrivati, allora sarebbe stato un problema. Dove sono finiti? Come l'inchiesta sulle mascherine. Mascherine che dicono hanno regalato ai toscani. No, i toscani se le sono pagate con le loro tasse, con il loro lavoro quelle mascherine. Non sono le mascherine che ci ha regalato il PD. Hanno gestito il potere come se fosse la Toscana, come se fosse cosa loro, come se fosse normale e naturale vincere ancora pur avendo presentato un candidato che non piace. Io dico la verità, io rispetto il mio avversario, io non ho nemici in politica, io ho solamente degli avversari che li combatto duramente, ma non mi permetto di demonizzare gli altri, non mi permetto di offendere gli altri, non mi permetto di gridare all'odio nei loro confronti. E posso nutrire anche una simpatia per il mio avversario,
Ma credo che se andrà male per il centro-sinistra in Toscana, il PD, Italia Viva, Renzi saranno subito pronti a puntare il dito per dire lui il colpevole e scaricarsi di tutte le responsabilità di gestione degli ultimi 10 anni. Eh no, caro PD, eh no, cara Italia Viva, caro Renzi, eh no, caro Rossi, avete gestito voi negli ultimi anni la regione Toscana e i cittadini non sono soddisfatti. Il lavoro è la vera priorità del prossimo governatore di regione. E vi dico la verità, ci si avvicina al voto e c'è sicuramente un po' di emozione, un po' di aspettativa, anche da parte mia, ma io sento sulle spalle ancora più responsabilità e vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta per questo grande sogno che io sto cercando di interpretare al meglio delle mie possibilità, sto cercando di interpretare il sogno di cambiamento dei toscani al meglio delle mie possibilità in questa campagna elettorale. Non ci siamo risparmiati, abbiamo girato tutte le province, abbiamo girato le aziende, abbiamo girato le associazioni, abbiamo ascoltato tutti e quindi è per questo che voglio ringraziarvi, perché questo è il sogno di cambiamento non solo mio ma di tanti toscani che oggi sognano la rivoluzione del merito, anche sul lavoro. Sono successe delle cose spiacevoli in questa campagna elettorale, è successo che abbiano annullato delle cene, dei pranzi, dei ristoranti, che abbiano boicottato delle aziende che ci hanno ospitato perché si sono permessi di farci fare una visita guidata nelle loro attività produttive. Ecco, io credo che questo sogno di cambiamento, oltre che per i temi e per il programma che noi abbiamo sulle infrastrutture, sulla sanità, sul lavoro, sia anche un sogno di libertà. Perché nella Toscana che io ho nel cuore, nella mia Toscana, nella nostra Toscana, non ci deve essere spazio per l'odio, per il boicottaggio e per le minacce. Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero. Benvengano le piazze piene di qualsiasi schieramento. Nella nostra Toscana non minacceremo nessuno che vada a manifestare in piazza. Nella nostra Toscana tuteleremo il lavoro, a prescindere dalla tessera che avranno in tasca. Da sindaco non ho mai chiesto la tessera che un imprenditore, un cittadino che volesse lavorare avesse in tasca, perché è importante dare gli appalti, dare possibilità di lavoro e di crescita a tutti coloro che abbiano buona volontà e si rimbocchino le maniche, non a chi è schierato politicamente come hanno fatto in questi ultimi anni. E la responsabilità che ho sulle spalle, dicevo, è grande, perché c'è stata una pandemia mondiale, c'è stato un lockdown di 74 giorni e se non se ne sono accorti dalla regione toscana, le imprese sono in ginocchio, non hanno ricevuto nessun aiuto se non qualche mancetta. E allora il primo focus che dovrà fare il nostro governo sarà quello proprio di dare nuova fiducia e nuova linfa alle imprese e ai lavoratori in ginocchio. Secondo i dati Istat abbiamo 150.000 posti di lavoro a rischio quando finirà la cassa integrazione. Quindi è questa la vera priorità per la Toscana, il lavoro. Quindi fondo perduto alle imprese che non hanno ricevuto niente e che rischiano di chiudere. Quando chiude un'impresa, chiude un pezzo della città, chiude un quartiere, chiude una via. E allora noi dobbiamo aiutare quelle imprese anche nei piccoli borghi. Ho sentito di tutto delle promesse in questa campagna elettorale, addirittura daremo a fondo perduto migliaia di euro a chi si trasferirà in montagna. Ma noi dobbiamo mettere i servizi in quelle zone, dobbiamo rimettere gli ospedali, dobbiamo far sì che riaprano i negozi, riaprano le attività, altrimenti è inevitabile lo spopolamento. Dobbiamo far tornare la nostra Toscana a correre. Io ci credo, noi abbiamo la squadra,
abbiamo il programma. Voi lo potete trovare il programma del centrodestra, è disponibile per tutti quelli che ne vogliano prendere visione. Basta che andiate sul sito susannaceccardi.it e troverete il nostro programma su cui abbiamo passato le notti, con gli amici sindaci, con tutti i partiti della coalizione che mi sostengono, la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Toscana Civica per il Cambiamento. Abbiamo passato le notti a limare, a fare sintesi su quel programma. Certo, la nostra coalizione ha delle sfumature, ma noi al governo di queste città abbiamo fatto sintesi, lo faremo anche al governo della Regione Toscana col nostro programma. Negli avversari il programma non lo troverete. Non ce l'hanno, semplicemente perché sono divisissimi tra la sinistra ecologista, tra Italia Viva, tra il Partito Democratico, tra le altre liste civiche. Non hanno un programma condiviso. E allora come pensano di governare i prossimi 5 anni? Esattamente come hanno governato gli ultimi 10, nell'immobilismo e nella mera gestione del potere e delle poltrone, dei poltronifici. Le partecipate di Regione Toscana. Le partecipate di Regione Toscana perdono 190 milioni di euro, non secondo Susanna Ceccardi, secondo la Corte dei Conti. Perché? Che cosa hanno fatto? Semplicemente hanno messo i riciclati della politica a capo di queste partecipate. Io da sindaco, nel mio comune, ho risanato il bilancio del comune, di tutte le partecipate. E come l'abbiamo fatto? Rimboccandoci le maniche e mettendo a capo di queste aziende persone capaci. E i carrozzoni che devono essere chiusi, bisogna avere il coraggio di chiuderli, perché non possono continuare a pagare i cittadini per mantenere le loro poltrone. Non l'avrebbero mai detto, non l'avrebbe detto nessuno fino a qualche mese fa, che qui in Piazza della Repubblica saremmo stati così tanti, che in Toscana saremmo stati così tanti a volere questo sogno di cambiamento. Eppure ci siamo. Devo dire che in questa campagna elettorale io ho una bimba che compirà un anno il prossimo 28 settembre e l'ho vista poco. Però credo che un giorno, da grande, quando sarà in grado di capire e di riflettere su quello che successe alla sua mamma e al suo babbo quando lei aveva poco meno di un anno, credo che mi ringrazierà, perché comunque io, come tutti voi, come tutti loro, facciamo questo anche per il loro futuro, per il futuro dei nostri figli. Perché da mamma lo dico, in Toscana una mamma e un babbo non devono scegliere se continuare a lavorare oppure dedicarsi alla famiglia, perché gli asili non ci sono, perché gli asili non funzionano. E allora dovremo esaurire le graduatorie in tutti i comuni per gli asili, perché tutte le famiglie trovino un posto all'asilo per i propri bambini, quello che noi ci siamo impegnati a fare nei nostri comuni. È un bellissimo sogno di cambiamento e io vado all'appuntamento elettorale con il sorriso sulle labbra, con la fiducia. Non odio nessuno, non odiamo nessuno. Perdoniamo anche gli eccessi che ci sono stati. La cosa più bella che io ho vissuto da sindaco qualche anno, negli ultimi anni, è stato ritrovare nei cassetti della mia scrivania gli appunti che io mi ero fatta in campagna elettorale quando mi presentavo ai cittadini, e vedere che avevo fatto delle proposte che poi sono diventate realtà è stata la gioia più grande. Lo stesso vorrà fare in Regione Toscana, ritrovarci tra 5 anni qui in questa piazza e leggere il nostro programma di oggi e le cose che invece avremo realizzato. Io sono sicura che tante persone che oggi non ci danno la loro fiducia perché sono ancora legati a un retaggio passato, tra 5 anni invece ci daranno fiducia. Questa sarà la sfida più grande: essere il governo rappresentativo di tutti i cittadini, non solo di quelli che ci votano, e non offendere gli altri. Non arriveranno gli unni, non arriveranno le cavallette, non arriveranno le 7 piaghe d'Egitto quando noi saremo al governo della Regione Toscana. Ho parlato in questi giorni con i governatori, i più amati, sono del centrodestra, i primi 3. Eppure
Loro hanno vinto anche dopo molti anni. Ho parlato con la governatrice Donatella Tesei dell'Umbria, che l'anno scorso vinse dopo 70 anni nella sua regione, che è qui confinante. Ed è la terza governatrice più amata. Gli altri sono Luca Zaia, Max Fedriga. E ho parlato con loro anche perché dobbiamo fare cartello tra governatori per chiedere al governo maggiore ascolto dei territori. Un governo centrale che spesso è assente o si rinchiude nei palazzi. Invece dobbiamo dialogare e cercare di essere uniti in questa battaglia comune per i territori e per i nostri cittadini, che sono tutti importanti ugualmente. E gli ho anche detto, non tanto scherzando, allora gli ho detto che scherzavo, che l'anno prossimo spero di togliere il podio a uno di loro, perché vorrò con la prova dei fatti essere uno, insieme alla squadra, uno dei governi più amati della nostra Italia. Ce la possiamo fare. Aspettiamo da 50 anni questo cambiamento ed è veramente a portata di mano. Io chiudo con una citazione, che è stata quella che mi ha seguito anche nella campagna da sindaco e che in maniera buffa e per l'ironia della sorte mi sta seguendo anche in questa campagna elettorale. Una citazione di Gandhi: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono e poi vinci. E allora, visto che non possono più ignorarci, visto che non ci possono più deridere perché siamo tanti e abbiamo proposte serie che loro non hanno, adesso possono solo combatterci, ma è troppo tardi, si sono svegliati tardi. Adesso andiamo a vincere! Io voglio chiamare, perché non ce ne vergogniamo, chi ha sostenuto questa campagna elettorale in questi mesi, hanno sacrificato le loro famiglie, hanno sacrificato il loro tempo, ma io voglio chiamare sul palco Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Paolo Moschi, i rappresentanti nazionali dei partiti della coalizione che sostengono questo sogno di cambiamento. Un bellissimo messaggio del centrodestra unito qua. E vi dico grazie. La Toscana che sarà, avrà sempre le porte aperte per voi. E da domani spero che anche il governo nazionale abbia un'altra guida, ma io da presidente sarò disposta a parlare con chiunque per portare risultati alla nostra regione. Grazie.